Luca Mastrangelo in diretta Skype per noi. Luca, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Luca. Ciao Luca. Stiamo parlando di Pioli e di Conte. Ma io sinceramente più passa il tempo e più credo che Conte all'Inter sia una cosa possibile. Poi magari prendetemi per matto, all'inizio quando è venuto fuori il nome di Conte all'inizio ci credevo veramente poco. Adesso sinceramente più passa il tempo e più credo che sia possibile. Poi è ovvio che le parole di Pioli sono parole di circostanza, di un allenatore che vuole essere confermato, che cerca di tenere la barra dritta e sa che nelle prossime 8 partite che mancano, se non sbaglio sono 8, si giocherà la riconferma, quindi non mi stupiscono le parole di Pioli, è giusto che dica così. Allora Luca, ti faccio una domanda ben precisa. Allora, il Chelsea, che per merito di Conte sta facendo un campionato straordinario, nel senso sta vincendo la Premier League, la formazione del Chelsea è questa, con Moses a destra, che era uno che negli ultimi 2-3 anni non ha giocato da nessuna parte, con giocatori completamente rivitalizzati per merito di Conte, David Luiz, che ha fatto disastri non solo nella nazionale brasiliana ma anche nel Paris Saint Germain, non ti nomino gli altri. Alonso, ottimo giocatore, ma la Fiorentina non ha fatto niente per trattenerlo. Comunque non sto qua a perdere tempo. Allora, ti pare possibile che Conte accetti di fare una Champions League il prossimo anno con questi giocatori? Ti pare possibile? Allora io dico, aspetta per questo motivo, aspetta di vedere se gli fanno la lista della spesa, altrimenti dice, no, prendi, ma non gliela può fare, andare. Questo è il problema. Non gliela può fare Abramovic. Sei d'accordo, infatti, Luca? E anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo che dico che più passa il tempo... E se all'inizio Conte all'Inter mi sembrava una cazzata pazzesca, adesso più passa il tempo e più credo che possa essere una cosa fattibile, un po' per i motivi familiari, un po' per i motivi che ha detto Fulvio adesso, un po' perché comunque il progetto di Suning è forse economicamente e a livello di calciomercato un po' più allettante sarà, credo, di Luca, quello del Luca, Chelsea. Interrompo. Ma diciamo che quando dice dobbiamo essere onesti, la situazione che Pioli ha trovato era molto complicata, mi trovo d'accordo. Se arriva terzo fa un miracolo, ormai vabbè, insomma terzo non ci arriva più, però se fosse arrivato terzo avrebbe fatto un miracolo. Il miracolo non è successo, però la media punti di Pioli è più che buona. Adesso mancano ancora 8 partite, però il lavoro di Pioli da quando è arrivato fino a domenica scorsa, nonostante la sconfitta di domenica scorsa, io lo reputo più che sufficiente. Andrea, un tuo commento su Brozovic. Io Brozovic non lo posso più vedere. Brozovic domenica ha causato apposta un calcio di rigore, perché se voi lo riguardate 100 volte apposta, questo signore in mezzo all'area di rigore non è che si protegge, non è che ha le braccia attaccate al corpo, fa così, poi l'arbitro fischia il rigore e quasi scazzato, cioè lui è un giocatore demotivato che voleva andare via, è rimasto controvoglia, gli hanno aumentato il contratto e lo stipendio. E ultimamente ha fatto un po' di panchina, ma siccome lui pensa di essere un fenomeno, domenica ha giocato scazzato e il rigore che ha causato è scandaloso. Cartello 5, così magari spieghiamo queste suggestioni. Conte, Pioli, Simeone, Luis Enrique e Sampaoli. Luca Mastrangeli. Chiedigli se vuole Luis Enrique. Luis Enrique ti va bene? Ma neanche da morto, guarda. No. Ha ragione. No. Assolutamente no. Stai parlando ragazzi, dell'allenatore campione del mondo d'Europa? No, ma è lo stesso, cioè, in Italia c'è già stato e per il calcio italiano Luis Enrique va bene come andava bene De Boer, va bene. Non è proprio adatto secondo me. Allora, mi togli una curiosità, quali sono le vostre tradizioni culinarie a Forlì per Pasqua? Poi ti spiego perché ti faccio questa domanda. Allora ora lo spiego. Vabbè, i cappelletti in brodo. Uh-huh. E poi,
poi l'agnello classico, l'agnello. Benissimo, l'agnello, ok. No, 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 va bene. Vabbè, allora, cappelletti in brodo e l'agnello. Allora, perché non ti mangi i cappelletti in brodo e l'agnello invece di vedere sto derby ad ora di pranzo il sabato? Tanto, derby per l'Europa League, ma cosa me ne frega? Ma godetevi la Pasqua, è pure scomodo. Ma secondo te l'acquisto di Berardi e di Bernardeschi sono così fondamentali e possono cambiare... diciamo questo l'assetto offensivo di questa squadra, quindi cosa faresti poi con Icardi lì davanti? Ma io ritengo sia Bernardeschi che Berardi due ottimi prospetti, molto difficile da prendere perché comunque uno lo devi andare a prendere al Sassuolo, uno lo devi andare a prendere alla Fiorentina, che sono due società che non vanno molto d'accordo con l'Inter o comunque con cui ci sono stati degli attriti. Detto questo, io al momento a oggi non ritengo né Bernardeschi né Berardi più forte di Perisic, quindi di acquisto siamo noi l'anti-Juve? Assolutamente sì, le possibilità per tornare a lottare con i bianconeri ci sono. Luca Mastrangelo, ti futuro, tocchi, sì. Prendi i ferri di cavallo, i magneti, no, le cose, sì, oppure sì. Non è il caso? No, io sinceramente sono molto fiducioso, sono d'accordo con Moratti, credo molto in Suning, insomma i soldi ci sono, verranno spesi, l'unico problema, che è un bel problema, è spenderli con la testa nel miglior modo possibile. Dopo lì starà Ausilio e ai suoi collaboratori spenderli nel miglior modo possibile, ma secondo me l'Inter ha la potenziale, ha le potenzialità per fare una squadra da scudetto. Non è che non ho paura, ho paura del Milan che pareggia Pescara, io ragazzi ho un po' paura dell'Inter che mi perde con la Sampdoria, dell'Inter che in questo momento, vedendo sfumare l'obiettivo stagionale dichiarato che è quello del terzo posto, secondo me con tutte queste voci di mercato che non fanno tanto bene a una squadra che comunque non è composta di tutti fuori classe, che comunque anche se dovrebbero stare concentrati con la testa vedo che non ci stanno, chi per un motivo chi per l'altro. Veloce, vedo Luca, che abbiamo pochi secondi. Ho più paura dell'Inter non che del mi hai Milan. Detto se ti senti superiore. Ti senti superiore? No, sì, no, io l'Inter mi sento superiore. Okay. Ah. Secondo me l'Inter è superiore, ma mentalmente non lo so se è superiore. Luca, dimmi dove la vedi, perché io sono preoccupato per i tuoi mobili. Ho visto che hai scassato la sedia. Allora, siccome un amico che lavora, sai, Bilanciolo qua, che lavora al mobilificio, che è milanista, mi ha detto che ti fa uno sconto. Se al derby distruggi l'armadio, ti giuro, Luca, che ti fa uno sconto. Luca.